Salve a tutti carissimi legionari, io sono Yuri e qui con me stasera ho ancora Andrea, qui sono qui, ciao. Non si vede. E Pietro. E questa è la seconda parte del tutorial di Blackstone Fortress, già richiesta ancora prima che fosse, diciamo, annunciata la seconda parte, ma si è scritto prima parte nel primo video. E prima di iniziare vorrei fare uno shout out, ovvero cioè commentare Edoardo Bizarre Adventures, perché ha messo su Instagram una foto con l'hashtag Dayak Best Explorer, e adesso questo è l'hashtag ufficiale della intera campagna di Blackstone Fortress, Dayak Best Explorer. Morirà tra pochi minuti. Sì, perché vediamo appunto il nostro esploratore preferito alle prese con un allenamento per diventare ancora più sgravo. E è l'allenamento che la sua astronave gli permette di effettuare ad ogni rientro al precipizio. In pratica posso affrontare la missione sfida isolato da solo, Dayak da solo, e se vince guadagna una scoperta, se perde non succede niente. Questo è per farvi vedere il combattimento. Allora, iniziamo. Abbiamo settato già la missione isolato. Qui ci sono dei simboli che corrispondono al tipo di nemici che andremo ad affrontare, che verranno pescati adesso, giusto? Uno alla volta. Uno alla volta. Peschi adesso la carta, li schieri e poi peschi quella dopo. Perché si va in ordine dove c'è scritto. Qui 1, 2, 3. Partiamo con l'incontro numero 1. 7 guardsmen traditori. Mia. Bene. 7 guardsmen traditori, sì. Vabbè, queste sono briciole per Dayak, insomma. Eh no, è qua, scusami, gli abbiamo messo il contrario. Ah, vabbè. Scambia due mazzi. Ok. Ah, per l'iniziativa, va bene. E questo è il mazzo di iniziativa che ovviamente... Perché, vedete, su ogni carta c'è il numero che indica in base a quale, per quale segnalino no, la stiamo estraendo. Allora, ce ne vanno in ogni esagono tre piccoli. Che sono questi. E devono gli essere... Gli altri vanno negli esagoni adiacenti. Ok, posso decidere io e... Fa controllare... Nell'esagono con il segnalino, gli altri nello stesso esagono, in un esagono adiacente. Devi optare per quello che lo metti in copertura. Ecco, stavo appunto dicendo, me lo no, è troppo facile. 3, 4, 5, il 2, 4 cultisti negavolt. Dayak può fare questo ed altro, ragazzi miei. 6 guardsmen traditore, come? Sì, ogni personaggio ha una scheda. Guardsmen traditore. Esatto. Poi gli altri sono qua. Non li guardo, perché li avevamo già selezionati. E cultista negavolt. Mhm. Però c'ha dei begli attacchi il Gatsman traditore. Sono contento! Il cultista nega molto un po' meno, per fortuna. Adesso li facciamo vedere un attimo super giù. Queste sono le carte, diciamo, riassuntive dei nemici, e dietro hanno una scheda per i loro comportamenti, diciamo. Esatto. Abbiamo preparato il mazzo dell'iniziativa, adesso lo mescoliamo. Mescola da Yu-Gi-Oh! E dovevi metterlo nel duelist e farlo posare. E adesso duelliamo. Allora, quindi comincio a mettere l'iniziativa nei vari posti. No, prima la prima fase del destino. Il leader tira i dadi del destino, che sono i dadi neri che sono a disposizione di tutti i giocatori, in questo caso di Dayak se stesso e lui medesimo. Bravo, la santa Trinità. Lo dico perché e non fa dei doppi. Ah, esatto, ogni doppio viene scartato, infatti vedo un 2-3. Allora, in questo tiro i doppi vengono scartati. Esatto, entrambi i doppi, se tu fai 2 volte 3 come abbiamo fatto noi, prendi entrambi i 3 e li togli. Allora, adesso inizia la fase dell'iniziativa. Numero 1, tiri attivazione. Dayak tira i suoi 4 dadi azione per vedere che tiri i fighi avrà a disposizione questo turno. 2-2-1-5. Bene. Vabbè, ha tanto un dado per muovere, ma anche no. Allora, riassumendo un attimo, beh, li posiziono qua ogni dado, caselle, ogni dado sì, rappresenta un'azione. Il numero che è selezionato sul dado ti, diciamo, ti permette di fare delle azioni diverse. Ci sono le azioni base, in cui è sufficiente un 1, 1 più. Mentre le azioni complesse o azioni particolarmente eroiche con armi super potentissime hanno bisogno tipo di 4 più, 5 più. Quindi lui dovrà gestire le sue azioni in base ai dati. Stavamo dicendo che avevamo letto male, che in realtà, sebbene le carte dell'incontro indichino un numero di nemici che per quanto elevato era comunque perfettamente alla portata di Dayak. Sì, esatto. Ciò non di meno, le regole della sfida dicono che quando si oltrepassa la capienza dell'esagono dove spawnano i nemici, quelli in più vengono persi.
Ora, abbiamo appunto queste a disposizione che Andrea ci sta spiegando, che corrispondono a ciò che potrò fare nella nel mio turno. Li tengo da un turno all'altro oppure li ritiro. Okay. E quando li uso faccio un'azione, li scarto. Sì. Essenzialmente, in una partita normale, quindi questo diciamo è una sfida, quindi è un pochino diverso, comunque in un setup normale ci sarebbero anche delle azioni come cercare, come rinforzi, eventi. In questo caso la carta ci specifica che non useremo le azioni cercare, le azioni rinforzi, le azioni eventi, ma ci concentreremo solamente sulle azioni muoversi e mazzulare. Quindi andremo a vedere adesso brevemente adesso come utilizzare i dadi azioni. Adesso secondo step di iniziativa. Il leader mescola, vabbè, te lo concedo, va bene. Grazie. Mescola le carte iniziative e le distribuisce a faccia in su, da sinistra verso destra, negli spazi appositi. Vabbè, dobbiamo tenere il numero, erano 1, 2 e 3, se ricordo bene. Sì, allora lo rimettiamo, che così almeno sappiamo. 1. 4 non c'è. Ah, posso scartare il 4? Sì, non c'è il 4. Sì, non c'è il 4. Ok, il 4 verrà scartato perché ce ne sono. Ah, dai, per ultimo. Sei arrivato per ultimo, molto bene. Bene così. Adesso, se ci fossero più esploratori, adesso gli esploratori potrebbero fare i maneggi e scambiarsi di posto. Ma dal momento lui si può scambiare di posto solo con se stesso. E quindi niente. Adesso, quarto step, azzardi. Gli esploratori cercano di rubare l'iniziativa. Ogni esploratore può spendere un dado qualunque e tirare il suo dado agilità. Se in base al risultato che ottiene, potrebbe scambiarsi di posto con gli ostili sulla linea di iniziativa. Io parto subito a spendere il mio dado da 1 per tentare questa cosa, perché appunto... Nota, in questa fase non si possono usare i dadi del destino. Ok, vabbè, ho usato uno dei miei, il mio dado agilità è quello da 8. No. Dai, che andrà per ultimo, ma fa niente. Ora, fase di attivazione. Ogni esploratore gruppo ostile si attiva nell'ordine indicato. Quindi per primo il gruppo di ostili 2, i cultisti Negavolt. Bene, così. Quando si attivano gli ostili, ogni ostile ha a disposizione sul retro della sua carta una tabella del comportamento. Tireremo il dado pietra nera. Mettiamole qua, che così magari si vede. Sì. Tireremo il dado pietra nera e, in base a come sono distribuiti gli ostili di quel gruppo si muoveranno. Allora, quindi tiriamo. Allora, controllo il risultato. Prima i rinforzi, ma no, c'è scritto di non usarli. Attivazione degli ostili. Tiro il comportamento. Tira che ti dico succede. Da uno stile attivato, ok. Ah, sei nascosto invece tu altro. Un bel 16. Alto. Allora, non è nascosto perché posso vederli. No, non è ingaggiato. Quindi altro 16. Carica! Caricare. I cultisti Negavolt carica. Adesso descriviamo l'azione carica. Azione di carica. Caricare. Muoviti verso l'esploratore più vicino, poi attacca un esploratore adiacente visibile a questo stile. Questi hanno un movimento di 3, quindi possono benissimo farlo. Quindi dice per ogni ostile, quindi penso dovrò tirare per ogni singolo cultista. Esatto. Allora, quindi questo si muoverà qui e poi farà un attacco. Vediamo l'attacco dei cultisti di Megavolt. Quello lì. Elettropungolo. Ma lì può andare dentro lo suo stesso esagono? No, non puoi occupare l'esagono di un esploratore. No, ma è in carica, è ingaggiato se sei recente. Sì. Okay. Quindi userà l'elettropungolo. Con un dado di quelli da 8. Sì. A distanza 1 perché non può fare altro. Aspetta, vediamo chi tira. Sarà il leader sicuramente. Sì. Ma nel caso faccio tirare te perché non posso tirare io, nel senso. Movimenti, attacchi degli ostili, scegli il giocatore ostile. Se appaiono diverse armi devi usare un'arma impugnata dalla vetrina. Tutte le regole, solitamente il tiro comportamento determina il bersaglio, il giocatore ostile può scegliere il bersaglio. Ah, tira Pietro, non stare lì a... Sì, stavo vedendo se c'era qualcosa. Non sono queste le regole che... Ok. Ci ha fatto un casino. Sì, stavo vedendo un attimo gli ostili... Se il leader prende il posto del giocatore ostile. Ok, quindi sì. Allora, attacchiamo con l'elettropungolo. Ti prego di mancare, bravo. Sì, aspetta, c'è una regola speciale. Nel frattempo avete sentito un casino mentre Andrea scartava un dolcetto.
Niente, non è successo niente. No, vedi? L'altro occultista Negavolt, sì, vediamo cosa fa. No, no, tiro per ogni singolo stile. Per anche il comportamento? Sì, sì, anche il comportamento. 17, quindi è la stessa cosa. Attacchiamo. Manca. E manca. Questo c'è dai Occultist Instinct, fateci le fanart. Gruppo stile numero 3, i cultisti beoti. Tiriamo per quello con lanciafiamme. 20. Non è bello. Furie, furie, fine. L'azione sulla carta dei... dove sono i Guardsmen? Eccoli. Sì. È impeto. No, no, scusami, in copertura, furia. Armato con fucile laser e in copertura, no? Abbiamo tirato per quello con lanciafiamme. Sì. Qualsiasi altra situazione, allora. Ok. Che è impeto? Impeto è la spada. Muoviti verso l'esploratore più vicino, poi carica. Ok, perché abbiamo determinato che da qui a qui, non, secondo le regole, questa non è considerabile in linea di vista. Quindi questo arriva qua e fa un'azione caricare, che ripetiamo, attaccare. Sì, e Bini tiri? Attaccare! No, no, quello era su Furia. Ok. Questo lui usa impeto perché Furia lo avrebbe se fosse ingaggiato, non ci sono esploratori visibili. Vabbè, tira. Allora, tiro. Scusami, quello con lanciafiamme che... ah no, ha un dado questo, agitata ravvicinata. Manca. Fallito, grandissimo. Tayak, grande. Tiriamo per quello con spada e pistola. 3. Giro. Avanzare. Quindi si muove... si muove verso l'esploratore più vicino, poi attacca l'esploratore più vicino che si trova in gittata, che è visibile allo stile. Beh, direi che ti ho posizionato vicino a me e puoi attaccarmi. Come no, te lo stavo vedendo, perché differenza c'è tra avanzare e caricare. Ah no, perché con caricare può muoversi una seconda volta se non arriva in vista. Ok. Allora, quindi questo è quello con spada e pistola, giusto? Esatto, sempre il solito... quindi spada e pistola, pistola e arma da mischia, 2 dadi da 4. Ah, bisogna, ah, perché cambia la seconda equipaggiamento. Sì, due dadi da 8, scusa. No, è perché qua compare l'icona del tribolo. Puoi quindi... decidere quale usare a seconda dei caratteri. E no, lui è armato con pistola arma da mischia. Ah, ma scusa, se noi mettevamo delle altre faceva meno male, non ho capito. Ah, ecco. L'abbiamo tirato a caso, vabbè. Ok. Ma dai, che può fare di tutto, adesso mancherà un doppio mancamento. No, critto! E difendi, fai il tiro per difenderti. Eh sì, dai. Uno, perché al solito tiro due e scelgo il più alto. Quindi basta fare un critico. Ragazzi, cioè... è dai, basta fare un critico, dai, che lo sa e lo usiamo fa. Quello con le granate. Ah, io. 16. Sì, ma che razza di tiri fai? No, poi ho fatto 3. Cazzo, ho capito, però 16, 20, cioè... Assaltare, quindi amico. Attacca l'esploratore più vicino, poi attacca l'esploratore più vicino, che si trova in gettata, che è visibile, non c'è. Per cui non fa niente. No. E no, non può fare. Perché ricordiamo che da qui a qui non c'è linea di vista perché c'è il vuoto. Esatto, quindi... perché qui dice assaltare, attacca l'esploratore più vicino, che si trova in gettata, è visibile. Poi attacca l'esploratore... essendo che non può essendo che non può muoversi, non può fare quell'azione. Bene. Gruppo 1, questi qua. Quello col fucile laser. Sì, è qui in copertura, a meno che non mi assalti. 16. No, è in copertura, ma assaltare, quindi ti spara due volte in pratica. Ok, però io ho copertura e quindi i successi sono fallimenti, i critici sono successi semplici. Fucile laser è un dado da 8 a tutte le distanze. Perfetto. Manca il primo. Secondo attacco, manca. Bene. Ottimo. Vai. Poi c'è quello con spada e pistola. Sì. 16. Ma guarda, assaltare. 16. No, aspetta, la gittata fino all'esploratore è visibile, più vicino è 2 o 3 esagoni, quindi è caricare. Perché la gettata fino all'esploratore visibile più vicino è 2 o 3 esagoni. Ok. Quindi carica. E farà un attacco. Con la sua pistola e arma da mischia, che erano due dadi da 8. Fantastico. Un critico. Ma basta fare... no, non lo dico io. Basta rifare un critico. Ragazzi, io vi giuro che non è... cioè, non stiamo in diretta, ha fatto critico di nuovo. Non, dai, cioè, nel senso, io non vorrei mai dire... l'altro con pistola e arma da mischia...
10. 10 per strano. Cose 18. Caricare. Vabbè, nel senso, se sono più vicini è più facile colpirli, no? C'ha un sacco di fan. Un normale successo. Lo stanno cercando. Quindi adesso mi basta un successo. No, caro. Vabbè, no. Una ferita. Quindi posso fare meno cose poi perché è via. Vabbè, però una delle tue azioni può essere recuperare se vuoi. Adesso tocca a te. Tocca a me. Cioè tirare il dado vitalità per cancellare la ferita. E questo è gratis? No, costa un dado. Costa un dado. Posso attaccare con uno. Puoi usare anche tutti quei tre dadi lì. No, due di quei tre dadi. Perché poi vengono ritirati a fine turno. Se all'inizio del prossimo turno vengono ritirati, puoi usarne fino a due. Allora posso fare. Allora, calmi tutti. Con uno di questi. Cioè faccio il dado vitalità. Vai. Basta un uno, no? Sì, mettilo tra i. Ok. Aspetta, ci guardo, dovrebbe essere un 1. Recuperare, aspetta. Nel frattempo recupero io il dado. Un'azione uno più. È un'azione, aspetta, dove le avevo viste prima, le azioni, attacchi, eccole qua, azioni speciali, muoversi e recuperare. Fai un tiro vitalità. Uno più, ok, quindi spendo uno dalla pool generica, il che mi permette di tirare sul tiro sul dado vitalità per provare a recuperare. No, pazienza. No, perché lo puoi fare quante volte vuoi, tanto. Davvero? Sì. Vabbè, allora. Perché tanto c'ho la pistola, posso però provare ad attaccare, mi sa che mi conviene sfoltire i nemici. Vai. Però talmente tanto. Vabbè, vediamo allora. Hai due 4 più? Sicuramente il 4 adesso lo uso per fare la pistola e la lama del fucile. E ho il famosissimo tiro binaggio di due dadi da 8. Su chi lo fai? Lo farò su il tizio. Allora, sì, cultisti Negavolt non possono essere effettuati tiri difesa contro l'elettropungolo. E ogni volta che subisce una ferita grave, aggiunge al 2 al tiro 20 o più viene negata. Fino appena al 20 più. Beh, dai, spariamo i cultisti Negavolt, così è già un turno in meno. Attacco il cultista Negavolt. Colpito. Ferita. Una sola ferita, giusto? Sì, allora tira, aggiunge due per ogni altro cultista Negavolt nell'esagono adiacente. Ok, quindi dovresti fare 18. 18. 18 perché basta 20. 20 o più. Sì. Aggiungi due. Ah, ok, sì, sì. Quindi 18. E la nega. È un momento come un altro per smettere. Sì, ma Pietro, non fare la vita di altri. Quanto? Ho fatto 4. Guarda, c'era il 18 qua, ha fatto... E una ferita al Negavolt. Sì, ne hanno due. A Negavolt. Ok, lo attacchi di nuovo. Il dado da 5 per fare lo stesso attacco. Sempre al Negavolt, così lo finiamo. Critico. Adesso boh, viene. E immagino che i dadi vengano, come si dice. Ah, ma scusa, la ignora anche con... Vabbè. Sì, non la ignora, vale esplode. Vale tre ferite. Sì, sì, non posso fare sull'altro, vero? No. No. Ok. Poi, con gli altri due cosa fai? Altri due attacchi normali sull'altro? Posso fare e poi posso provare a ricurare, tanto non posso... No, quello no, ne hai usati due di dadi neri, massimo due ne puoi usare. Ah, ok. Beh, c'è cioè, comunque posso fare due attacchi e poi provare a curarmi. Beh, io attacco e vedo come va, perché potrei anche crittare. Faccio l'attacco con fucile di Krut. Che... Ha delle regole speciali? No, il fatto che... Azioni uniche? Cos'è la tua azione unica? L'azione unica è la trappola 6 più. Posso... Beh, no, ma niente, non avevi 6. Esatto, sto guardando... Addirittura avevo un difesa questa, se ero in copertura quando mi sparano, questo devo ricordarlo perché non l'ho letto. Ma tanto non ti ha sparato. Perfetto. No, questo ti ha sparato. Sì, no, ma non ti ho colpito. Allora, attacco semplice? No. Vuoi attaccare di nuovo? Mi serve un critico per finire a questo punto. Sì, perché... Vabbè, allora basta fare un critico, ragazzi. Cioè, nel senso, questa è la mia filosofia. Di quello ti curi più, eh? Dayak, è il prossimo turno. Dayak adesso spara e adesso critta e adesso quello lì muore. No. È in bilico, è palesemente in bilico. Sì, è in bilico, è palesemente in bilico. Adesso lo rifaccio e faccio un critico. No. Potete tenermi l'uno. No, devi far tirare a Pietro. Ok, allora adesso abbiamo finito il turno, quindi adesso si ricomincia da capo. Allora, normalmente ci sarebbe la sequenza degli eventi, ma adesso non, ma la sfida ci dice di ignorarla. Ah, viene rimischiato il mazzo in esatto. E no, non è che vai sempre per ultimo. Per fortuna, ne vado sempre per primo. Allora, lo rimescolo. È che sei solo, purtroppo le probabilità sono 25%. Vabbè, però come stanno tirando i cultisti... Sì, lascia stare, Daya che adesso la vince questa sfida. Ma se l'ha chiamata. Allora, io ritiro i tre dadi neri. I 5 dadi neri. I 5 dadi neri. E vediamo se fare qualche doppio. Tanto al massimo ne puoi usare due. I 2 anche i 2 3 e i 2 5 sono doppi. Però io non sei a disposizione. Però un 6, quello potrebbe servirmi. Allora, puoi mettere la...
Adesso, fase di iniziativa, tiri attivazione. Tira, lui stavolta ha uno spazio dei dadi occupato da una ferita, quindi tirerà 3 dadi. Esattamente. 4, 4, 5. Beh, buono. Onesto. Dai, che è incazzato. Dai, che avete rotto 3 quarti a piccare. Dai, adesso iniziativa. Dai. Ok, vai pure. Adesso dai per primo. No. No. Adesso l'ho mescolato, eh. Adesso dai per ultimo. 1, 2. Se compare il 3, ti giuro, ti arriva un fiocco. Bene. 1, 2, 3. Stella. Mescolando tu la prossima. Beh, no, l'ho fatto anch'io. Vai, vai. Vai, fai, tenta il colpo gobbo per spendere tutti i tutti gli attacchi forti adesso, cioè non ti hanno nominato. Mi conviene tenerlo. Se avessi avuto un 1 o un 2, sì. Deve sopravvivere. Allora, vediamo. Quindi adesso di nuovo i tiri per le cose. Allora, l'1... sono i 3 cultisti... I 7, quelli che erano venuti da lì. Sì. Quindi 1, 2, 3. Esattamente. Vediamo il fucciliere. Mm-hmm. 10 in copertura da tutti gli esploratori visibile, assaltare, attacca 2 volte in pratica. Perfetto, in copertura, quindi tu mi colpisci così, io ho la difesa migliorata grazie alla vita sul campo. Okay, tiro il primo attacco, mm-hmm. Fucile laser, dado da 8, quindi una ferita normale. Una ferita normale, io provo a difendermi per l'appunto e ce la faccio. Grazie al cielo in copertura. Grazie al cielo in copertura, perché dai, che. Devo smetterla di tirare così. Io no, però. Poi. Dai, si salva! Quello con spada e pistola. Sì. 18. Io, ma tira tu, non farti la lui. È lui il leader. Ma assaltare, ti attacca 2 volte. Sì, si sta lui che si macchia. Non ne ho accorto. Eccola. Guarda, adesso che devi parlare, no. Tira, tira. Crit è fantastico. Però non sono in copertura perché sono a distanza di 1, esatto. Quindi mi serve un dado da 8. No, da 6 tu usi, mi sembra. Da 6, vero? Da... Porca miseria. Maledizione. Non togli un dado. E tolgo un dado, toglierò uno dei 4. L'altro? Dai, per favore. Hai rotto il... non faccio apposta. Guarda che non è possibile. Anch'io, ripeto, però dammi tregua. L'altro. Perché no, aspetta. Ah, okay. No, ne hai fatti 3. No, quello lì attaccava 2 volte. 13. Assaltare, ma è tutto quello attacca 2 volte. No, ma davvero, tranne ripiegare e furia è tutto assaltare adesso. Sono contento. Sono molto contento. Primo attacco. Devo curarmi. Mancato. Secondo attacco. Lo devo scegliere il più alto, vero? Sì. No. No, no, no! Andrà fuori combattimento. No, togli. Adesso, il gruppo 2, gli altri. Ma il gruppo 2 è il Negavolt. Ah, il Negavolt, è vero. Il Negavolt superstite. E lì devo ammazzare quelli che sono più forti. 16. Tanto anche qui è tutto a saltare. Sono contento. Ripeto, sono molto contento. 2 attacchi. Che mi stia smaciulando, dai. Allora, non puoi fare tiri difesa. Beh. Quindi se tu colpisci io sono morto. Vuoi decidere da solo il tuo destino? No, tira pure. Hai visto? Quante? Non posso fare tiri difesa? No. Allora purtroppo Dayak è stato battuto. No, ancora, quando perdi tutti poi... È vero, adesso hai solo, puoi usare quel dado da 6 solo. Ok. Ah, e fra le altre cose ho letto una cosa adesso. Cioè? Dopo aver preparato il campo, prima dell'inizio del turno, Dayak può svolgere, muoversi e un'azione trappola. Ah, vabbè. Dove... Purtroppo, se no a quest'ora potevo anche veramente... Perché il segnale trappola è veramente forte. Ci siamo dimenticati. Adesso ci sono gli altri cultisti, quello con il lanciafiamme. Se mi colpisci ancora io sono capo. Beh, stavolta puoi difenderti. Allora, lanciafiamme. 9, al saltare. Giustamente. Allora, quello con il lanciafiamme. Sono già a crittare fuori gli stessi. Scusa, mi serve il dado bello. Bello. Pensavo questi altri, quello era un critico. No. Okay. Una. No. Purtroppo Dayak è stato... messo KO da, no! Da tipo vinto, okay, 12 così ha fatto una media sopra i 16. Beh, questo pareggia i tiri schifosi che abbiamo fatto la volta scorsa, capito? Ma falli contro i nemici, perché devi farli contro Dayak. E adesso devi tirare per vedere se crepa. Come no?
non c'ho conseguenze. No, comunque se sì, fallisco è come un combattimento. Vedi, dici, il combattimento termina quando, sì, però quando termina il combattimento c'è la fase del recupero, cioè quella in cui tu tiri per vedere se fai uno o due schiatti perché hai due ferite mortali. Tira. Ok, questo è il tiro di dado. 4. Salvo per miracolo. Per miracolo. E poi diciamo che dopo aver capito che pensiamo di morire non la faremo così tanto. Se va con le pive nel sacco. Salvo per un pelo. Ha visto la morte in faccia, dai. L'ha anche salutato e gli ha detto, dai, no, non oggi. Non oggi. Cosa diciamo alla morte? Diciamo alla morte che queste sfide è una castronzata. Comunque, va bene, ora abbiamo ufficialmente finito il turno. Yuri entra ufficialmente in possesso della sua carta che aveva qui, che aveva acquisirà. Il Chaos Beastman che l'altra volta non potevo usare perché non potevo usare. Adesso ripartiamo. Quindi ricostruiremo un nuovo mazzo di esplorazione, 4 e 4, giusto? Esatto. Ok, abbiamo settato questi ventogli, abbiamo settato tutto quello che era necessario settare per iniziare il nuovo turno. Siamo di nuovo scesi nel Blackstone Fortress, con anche Dayak, che non è assolutamente morto. E adesso andremo a pescare le carte esplorazione per vedere cosa ci capita. Quali sfighe adesso? Quindi io sono il leader, quindi tocca a me pescarla, giusto? Vai pure. Sperando in un combattimento. Allora adesso dobbiamo cercare, adesso mettiamo in pausa che cerchiamo tutti i pezzi. Esatto, adesso vi facciamo vedere la mappa che andremo a costruire. Ci vediamo qua. Ok, siamo tornati, ci si vede decisamente di più, finalmente Andrea si vede la faccia. Abbiamo dovuto zoomare perché appunto il campo si è allargato. E adesso procediamo a sorteggiare gli ostili. A sorteggiare gli ostili, esattamente come abbiamo fatto nella sfida di Drake. Allora, mi do una bella mescolatina. Sì. E devi pescarne 4 perché ci sono 4 gruppi di ostili. Allora, gruppo numero 1. E a sto giro non c'è la 8 guardsmen traditori. Esatto, non... stavolta si mettono tutti i guardsmen. 6 guardsmen traditori. Giustamente. Numero 3. Detriti, entrare in un esagono con un bordo copertura. Qua penso. Quindi penso valga per la stanza. Costa 2 esagoni invece di 1. Entrare in un esagono con un bordo copertura costa 2 esagoni invece di 1. Sì. Penso valga per la stanza. Esattamente. Okay. L'ultimo. 4. Ululati terrificanti. Aumenta da 1 più a 2 più il costo di movimento. Che è qua, in questa stanza. Ok. Vabbè, è andata bene. Non troppi nemici. Dai, è fattibile. Allora, adesso riprendo per sicurezza, tanto vale, siccome siamo nel tutorial, seguiamolo col regolamento. Certamente. Allora, quindi, schieriamo gli ostili, prepara il mazzo di iniziativa, da una bella... controlla che ci siano dentro tutte le... anche le già nostre... Già controllato, hai mescolato? Già mischiato, sì. Perfetto, mostra... limiti... ok, adesso cominciamo. Allora, scusa un attimo Pietro, facciamo un attimo un riassunto del motivo per cui noi adesso siamo in questa zona. Perché abbiamo questi triangolini che vedete qui. Sì, che sono anche qua, in ogni stanza di questi sono qui. Esatto, che rappresentano per così dire il comando, la console per richiamare il nostro ascensore magnetico. Quindi noi in un modo o nell'altro dobbiamo andare in quelle zone lì. In questo caso fortunatamente il 3 e 4 non ci sono nemici. È sono map wide quelle due cose. Ah, noi dobbiamo... anche controllare cosa questi segnalini rappresentano anche dei tesori che dobbiamo andare a cercare. I segnalini o ci sono anche altri segnalini? No, sono quei segnalini. Quei 4 segnalini. E da dove arrivano i nemici che li stanno custodendo? Sei sicuro? Sì. Per cercare dobbiamo essere in un esagono di questi oppure spendere 3 punti ispirazione. Praticamente adesso noi siamo in questa zona, il nostro scopo è riuscire a raccogliere dei tesori o comunque delle informazioni nei segnalini, quindi 1, 2, 3, 4 e poi andare verso le console che sono questi triangolini per uscire da questa zona di incontro. Possiamo proseguire. Quindi adesso abbiamo schierato gli ostili, fase del destino, il leader, io. Adesso non li metteremo, tiro i quattro. Mettiamoli. Se si tiro i 5 dati. Avete fiducia? Vanno via i 2 uni. Beh dai, ci sta. 2, poi sono 2. 2, 6 e 3. Quello rosso e questi, perfetto. Poi, fase di iniziativa, tiri attivazione. Ognuno di noi, per i suoi esploratori, tirerà i 4 dadi. Allora, io comincio con... Beh, prima però la fase di iniziativa. No, prima l'attivazione.
perché devi averli per poter 1, 2, 3, 4, bravissimo. Devi averli per poter eventualmente cercare di rubare l'iniziativa. Mm-hmm. Vado con Taddeus. Mm-hmm. Ok. Vado con... Allora, adesso... Iniziativa, sì. Ok, quindi... Esper. E Taddeus. E gruppo stile 1, gruppo stile 3, gruppo stile 2, gruppo stile 4... Non ci posso credere. Dayak è il fortissimo. Allora, se la cosa non ci piace, eccetera, adesso noi c'è la fase del fuoco di copertura. In pratica, se due esploratori che sono visibili uno con l'altro possono scambiarsi di posto sul tracciato. Ma adesso direi che non vedo particolari vantaggi, anche perché... Cioè, dovrei arrivare fin qua per fare una fiammata mostruosa. Per la serie vai prima tu rispetto a me. Vabbè, no, direi che. Va bene così. Manteniamo così. Se vogliamo, possiamo spendere un dado per scambiarci di posto. Io lo suggerirei a voi due. Visto che allora. Vabbè, no, il dado da uno potreste usarlo anche per curarvi o per prendere la mira. Io ho bisogno che la gente arrivi. Quindi aspettiamo. Sì. Tu puoi sparare in direzione col lanciafiamme? Beh, certo, solo che puoi agire di reazione solo se hai già agito. Io dicevo, agisci per primo, ti muovi fino a qua, sì, e li attendi al varco. Ti metti con un lanciafiamme in questa copertura e quando passa sta merda dice... Allora, primo sarai comunque io. No, perché il fatto che in realtà io il 6 vorrei tenerlo, vediamo se mi restano per ogni... su ogni spazio vuoto, quindi questi in realtà secondo questi restano. Vabbè, però poi alla fine del turno mi calano di uno i dadi. Allora, prima di cominciare io uso una regola speciale di Esper Locarno, che è psionico. Sì. Mi dice, dopo aver effettuato il tiro destino, Esper Locarno può spostare un dado destino scartato nella sezione di dadi destino disponibili nella plancia di precipizio, quindi riporto un dado nero in quelli disponibili. Ok, allora, hai fatto? Sì. E a questo punto mi attivo io. No, calma, io prima dell'inizio del combattimento, visto che l'abbiamo detto che sì, io posso fare un'azione di movimento e un'azione di trappola. Io direi che la faccio, mi muovo di 3 caselle in un movimento. E metti una trappola. Posso mettere una trappola a un esagono adiacente, basta che non ci sia occupato. Dice di mettere una trappola qui. Giusto che posso, perché vado appunto in una mano scoperta. Detto questo, se per caso tu mi lasciassi andare per primo, posso... la trappola innanzitutto la metto... perché... No, non metto la trappola, non la metto. Sono queste. Perché? Tanto è da mica gratuita. Sì, ti spiego, se tu ci cammini dentro ti fai male. Ah, non è... E non visto che questa è l'entrata, tuttavia, se tu mi lasci andare per primo, la posso piazzare qua. Chiederlo ad Andrea. Lo so ben chiedendo. Sì, 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 vai. Cosa facciamo? Ci scambiamo. Dimmi tu con chi vuoi scambiare, se con Taddeus o con Esper. Chi vuoi? Vado con Esper alla fine. Mi basta andare prima degli ostili, posso andare anche per Taddeus. Ah, poi fai l'azione per... Cosa ti serve per farla? Un 6, non so se l'avete sentito, ma comunque quelle due ultime carte valgono ovunque, per tutto il combattimento, quindi si muove col 2 e... aspetta, le zone vicino entro esagono con un bordo di copertura costa 2 esagoni al momento invece che 1. Entrare in un esagono con un bordo costa 2 movimenti qua più. Entrare in questi 3 costa 2. Sì. Quindi mi costa. E anche qua però. E costa, vale anche per i nemici, si intende. Sì, tuttavia devo fare 2 movimenti allora per fare questo, perché faccio 1-2 e poi non posso, io ho 3 di movimento, non posso. No, mi sa. No. No, allora ne spendo un altro, spendo un 3 e faccio questo benedetto movimento atroce. Sì. Spendo il 6 della riserva per piazzare la famosa trappola. Così almeno questi ce li abbiamo all'incirca bloccati e io seguo di difendere questa zona. Va bene, okay. Adesso tocca a Taddeus il purificatore. Mm-hmm. Ok, allora io comincio, sfrutto un'azione 1. E faccio il mio movimento. No, 2, come abbiamo detto, devi serve almeno 2 per muoversi in questo intero turno. Combattimento turno. Sì, non in questo combattimento finché siamo qui dentro. Ah, perché ci sono gli ululati terrificanti. Sì. Sì. Allora, niente, spendo un 3
io mi muovo. Ah, aspetta, dopo che hai finito di attivarti, scusami, dimenticavo una cosa. Quando hai finito di attivarti, aspetta, scegli un bersaglio. Allora, tutti i dadi che ti sono avanzati, un attimo, ecco per tu, effetto il tiro attacco, scusa. Tutti i dadi calano di uno. Cioè, devo scartarne uno. L'uno scarta, il 4 diventa un 3. Ah, scarta, okay, calano in quel senso, ok. Sì. E quello adesso lo puoi usare, siccome ti sei già attivato, lo puoi usare per cercare di fare il tiro di reazione. Perfetto. Ok. Allora vado con Taddeus, abbiamo detto. Spendi il 3, ho speso il 3. E vado con due esagoni, 1 e 2. Hai movimento 2, wow. Sì, sono un po' lentuccio. Puoi continuare a muoverti? Poi ne spendo un altro sempre da 3 e faccio ancora 2. 1, 2. E a questo punto mi fermo anch'io e scarto il dado da 1 e quello da 4 diventa 3. Ok. Va bene. A questo punto si attivano gli ostili. Gruppo ostile 1. Quello. Allora, sono 8. Sì, hai... Mi serve la carta che chissà dove è finita. Ce l'ho qua io. Dimmi cosa tiro il primo sarà quello, tipo. Sì, qua ci mettiamo un sacco. Quello. Cosa fa? 5 e siamo nascosti, no? Perché non li stiamo vedendo, giusto? No. Quindi nascosto col 5, sgattaiolare. Sgattaiolare, effetto un movimento che termina il più vicino possibile al mio esploratore senza entrare in un esagono visibile a qualsiasi esploratore. Questo movimento di 2, abbiamo detto questo qua, giusto? Sì, quindi 1 e 2. 1, 2, 3. No, non può. Ah, 1 è vero, non... Non può perché? Non può perché vale per spendere tutti. Due di movimento, esatto. Vale per ah no, degli esploratori, scusami. Quindi 1, 2. Però? No, è per tutti, è vero, scusami. Sì, ok. Cos'è? Uno solo perché se dovesse entrare nel coso con la copertura non riesce perché sono gli attriti. L'altro sì. Con la granata. 17. Caricare. Muoviti verso l'esploratore più vicino, poi attacca un esploratore adiacente. Va bene, quindi... Se non lo fai può muoversi di nuovo. Quindi muoviti uno e poi muoviti un altro. Un altro e basta, esatto. Si blocca qua perché consuma due per fare quello. Ok, non è ancora in vista, quello. 8. 8, avanzare. Avanzare, muoviti l'esploratore verso l'esploratore più vicino, poi attacca l'esploratore più vicino. 1. Quello col fucile. 18. 18 caricare, quindi muoviti nel caso si muove ancora. Due volte. Quindi 1 e 2 per i motivi che sono tutti vicini ai morti. Sì, è vero. Sì, e non conviene passare qua perché è vicino di qua. Quello con lanciafiamme. 4. Sgattaiolare, quindi 1. Sì, tanto non hai esagoni vicini, tu direi, esatto. Visibili. L'altro con lanciafiamme. Ci metteremo un sacco da 5. Ok. Quello con la doppia arma. 12. Avanzare, quindi muovo. No, muovo una volta sola, avanzare. La doppia arma è questa? Sì. Ok. Poi? Non può più passare. L'altro? Sì, non può più passare, c'è troppa gente. No, uno. Uno, attendere. Ecco, problema risolto. Gruppo 2. Gruppo 3. Ah sì, gruppo 3 che è questo, giusto? Sì. No, il gruppo 3 non esisteva, gruppo 2. Il gruppo 3 non esiste. Gruppo 2, che sono questi. Allora, cominciamo da dire questo. 15. 15, caricare. Ricordati che però... Sì, infatti ho fatto due movimenti già. Ok. Anche perché direi che non vede. No, nessuno si vede. Questo. 8. Avanzare. Che è un movimento. Sì. Questo. 16. Caricare. Tac tac. Ovviamente i segnali sono attraversabili perché copertura non cose bloccanti. Questo. 3. Attendere. Quell'altro col fucile. Sgattaiolare. Tac. L'altro con la doppia arma. Cos'è? 8. Avanzare. Aspetta, sgattaiolare, sì, ok. Così. Abbiamo fatto. Adesso posso togliere il 3 e il 4. Vabbè, sì, perché tanto non... Sì. Adesso tocca Von, la Pia. No, devi lasciarli No, devi lasciarli. Perché il fatto è perché contano tipo per quando ti devi scambiare con l'adiacente durante l'azzardo. Ok, quindi era fatto così, scusate. Allora, Von e la Pia, allora cosa possiamo fare? No, io ho tanti movimenti fighi.
Allora, userò il 2 per muovermi. Movimento 3. 1, 2, 3. Allora, faccio con un... a te posso usare... Ha senso usare quelli lì? Così mi tengo un movimento. Un 2. Sì, uso un 2. E poi abbiamo finito di usarli perché sono già due usati? No, due a testa. Ah, due a testa. Al massimo due. Movimento, 1, 2, 3. E poi... Io userei anche... Ah, quindi abbiamo fatto che per... Ah no, perché non è un bordo, è vero. Ok, perfetto. Io userei anche l'altro, anche il 3 a sto punto, così poi questi me li ho i 2 a 4 per il turno. Tanto dopo, se non è un che... Ti serve? Ti serve un 3, no, anche perché ne hai 3 a 4. Vado qua. Sì. E poi si attacca. Vai. Uso il 6. Mm-hmm. E poi posso attaccarli anche con i 2 a 4, fra l'altro. Beh, vediamo se rimangono in vita. 6, fiamme purificatrici. Sì, mi sono già smarrito il gas, vai. Ah, e poi posso usare con un 4, posso fare un inferno. Beh, cominciamo. Allora, fiamme purificatrici. Scusa, mi servono 2 dadi da 12. 2 dadi? Bene. E ha la regola torrenziale. Io... Il che vuol dire che posso collocare la goccia da 12 pollici dalla mia basetta. No, aspetta, quella era un'altra cosa. Quella era nella settima edizione. Quanto ci fate che adesso lo cicca? Perché sì, ma è naturale. Guarda. Allora, vuol dire... Non... Ignoro la copertura. Non c'è, sai. E poi, beh, ci sarebbe questa, vabbè. E poi attacco tutti gli ostili nell'esagono del bersaglio. Quindi attaccherò sto tizio. Allora, lui. Primo attacco. Crit morto, stramorto. Perché ha, ha due feriti. Sì. Ciuff, via. Zot. Mm-hmm. E l'altro. Crit. Doppio crit ancora. Zot. Adesso è giusto che fai quei danni lì. Sì, fai pure. Adesso fai pure. No, quei danni nel senso di risultati. Adesso è giusto. Ah, in quel senso adesso è giusto. Il turbo chiappa si trasferisce a Preston Fortress. Allora, potrei... Allora, posso fare una volta per fase di attivazione la mia azione inferno. Ovvero? Ovvero colloco un segnalino inferno in massimo 2 esagoni vuoti e visibili a Vorn. Tipo questo e questo. Tipo quello e quello. Quando l'esploratore o uno stile entra in un esagono con un segnalino inferno, posso effettuare un attacco con un dado da 8 che ignora la copertura. È divertente. E normalmente, visto il comportamento dei gas, ti arrivano addosso. Quindi. Entro quanto? Entro 2 o 1, hai detto? Entro... Ovunque. Ovunque finché lo vede. Basta che siano vicini uno all'altro. Sì, praticamente hai lasciato le fiamme lì. Ma quanti segnalini? 2. E loro, visto che non mi vedono, no, mi vedono loro, quindi probabilmente potrebbero anche spararmi. Quello con quei 2 col fucile, pazienza. Beh, sei in copertura. Sì. Però l'altro, gli altri che intanto caricano di attraverso, sarà divertente, spero. Spero. Quindi ho usato un 4. Esatto, ti manca un 4, diventa 3. Sì, diventa un 3. Posso andare? Sì, altro che. Allora, vado con Espern. Ah no, aspetta, siccome li ho uccisi... Siccome li ho uccisi, devo tirare, ho fatto 4 ferite, devo vedere se guadagno un punto ispirazione. Vai. Con 4 o meno, ottengo un punto ispirazione. No. Figurati se non fai sotto. Allora, vado io con Espern. Uso il dado da 2 per fare un'azione, visto che mi costano 2 adesso le azioni. Quindi mi muovo... L'azione di movimento ti costa 2? Sì. 2. Poi... Uso un altro dado da 3 e faccio un'altra azione di movimento. 1... 2, poi uso un'azione da 6 e faccio la barriera psichica. La barriera psichica praticamente è: può essere svolta una sola volta per fase di attivazione. Colloco il segnalino barriera psichica, che presumo sia questo, vicino a Esper Locarno, cioè adiacente o nello stesso esagono? Accanto, quindi è lì dentro. Okay. Quindi dice: fin tanto che il segnalino barriera psichica è accanto a Esper Locarno, esso e qualsiasi esploratore nel suo stesso esagono hanno un valore di difesa di 12 del dado da 12. No, scusa, allora magari entra in questo esagono. Aspetta, se lo hanno un valore, rimuovi il segnale di barriera psichica la volta successiva che esperno cano. Quindi praticamente faccio così invece di andare, vado nella sua stessa casella. Sì, ma non sì, si sa mai, cioè. Vabbè, ma anche che sì, che mi attaccano. E poi mi tengo il 3, che un 4 che diventa un 3, sì, e posso usarlo come reazione. Allora, abbiamo finito? Sì. Fase degli eventi.
prima determiniamo se il combattimento continua o no. Allora, quindi per il momento direi possiamo come l'altra volta decidere di darci la gambe, ma no, non mi sembra il caso. L'ha detto. Se il combattimento continua, il leader deve effettuare un tiro evento tirando il dado di pietra nera e cercando sulla tabella. Quindi tiro. Allora vado. 13. Camera di fuga. Easy leader sostituisce il portale più lontano da qualsiasi esploratore con una camera di fuga, con un ascensore. Il portale? Ah, questi? Sì. Uno di quelli con un ascensore. Il più lontano sarà questo, quello più lontano da tutti. Sì, circa. Eh sì, perché... Sì, questo è. Vabbè, nel caso è equidistante, o è equidistante più... Se è equidistante si sceglie. Sì. Bene, quella per noi è una via d'uscita. È l'ingresso. Perfetto. Ma volendo noi possiamo uccidere tutti e con calma esplorare. Sì. Tieni conto che però quando si attivano loro, per ogni morto, nel gruppo di ostili può tentare di rinforzare. E se li uccidiamo tutti? Beh, penso togli la carta e basta. Aspetta, Va bene, ci guarderemo dovesse succedere. A questo punto il turno è finito e il leader... No, passa. Adesso si va avanti così. Il combattimento va avanti. Il leader passa quando finiamo. Mica quando torniamo là. Sì, il leader cambia. Quando torniamo alla missione. Quando finiamo la missione. Sì, sì. E rimane questo ordine di iniziativa? No, dobbiamo. No, adesso si rifà. Prima la fase del destino, passami i dadi neri. Beh, intanto rimisco le carte. Sì. Finché siamo in questa mappa resta così. No, sì. Anche la mappa dopo, volendo, se scendiamo. No, mi sa che quando sorteggiamo poi gira, adesso poi ci guardiamo. Va bene. Gira forse qua. No, non mi ricordo quando gira, vabbè. No, il cambio di leader è quando... Quando torniamo alla base. Sì. Ma se noi scendiamo in un altro piano... Boh, per due dadi. Tu sei Uno lo faccio tornare. Quindi è un 3. Con il mio potere. Perché, cos'è? Dopo fare ogni volta? Sì. Dopo aver effettuato il tiro destino, esperto calmo può spostare un dado destino scartato nella sezione dei dadi disponibili nella faccia. Quello è forte. Io invece non posso fare niente perché era prima di iniziare la partita. Sì. Cioè l'hai già fatto. Sì, l'ho fatto, non posso farlo. Allora, quindi adesso fase di iniziativa e attivazione, tiriamo i dadi per ogni quelli che ci avanti, per ogni spazio libero tiriamo un dado. Posso decidere di ritirare questo? No, per ogni spazio libero tiriamo un dado. 5-5-1, wow. Mamma che schifo. 1-4-5, niente mega fiammata sto giro. Quando giro, Born la Pia, ostile, io, Taddeus, ostile, e Esper. Allora, tocca a me, giusto? Ah, mi stai dicendo che Pietro può fiammare per primo, bene. Vendo scambiarmi... con Dayak. Allora, scusateci per l'interruzione, si è bloccato il filmato. Io spendo un dado per il movimento e mi faccio 1, 2, 3, perché appunto finisco vicino a uno con la copertura. Spendo, mi metto qua, quindi... Va bene. No, dimmi tu, sei sì, questo sì, sì, va bene. E adesso a questo punto togli l'1. Tolgo il mio 1 e i 2-5 diventano purtroppo 2-4. Ma va bene così. Sono... Poi, gruppo di ostili 2 questi. Prendi la terra, la carta, che così... Vai pure. Allora, quello con la doppia arma. Adesso questi si sfiamano da soli, ma... 6. 6, sgattaiolare. Che è quello che si muoveva, giusto? Esattamente. Sì. Più vicino possibile a un esploratore senza entrare in un esagono visibile, quindi si ferma lì, in realtà. Perché non può entrare in un esagono perché visibile. Perché cerca di... Ok, questo è andato bene. Ha visto il fuoco. Quello col fucile? Mm-hmm. 15. 15, caricare. Si muove, si muove. Allora, quindi si muove. Quindi cosa? Si muove e... Dopodiché si muove, c'è scritto lì. Ah sì, scusami, caricare. Muoviti verso l'esploratore più vicino, poi attacca un esploratore adiacente e visibile a questo stile. Quindi lui cercherà di avvicinarsi. Quanto hanno di movimento? 2. Ah, 2. Quindi spiega tutto il movimento per mettersi lì. E si prende una fiammata. E si prende una fiammata. Un danno. Sono qui. Ma adesso per quello che rimane... No, perché la carica dice se non ha nessuno adiacente, muoverà ancora. No, la fiamma. La fiamma finché non mi attivo rimane. Ok. Quindi si muove qua. Oh, è entrato in un altro esagono con la fiamma. Se solo venisse colpito un'altra volta e morisse. No. Porco boia. Peccato. Vediamo se ho qualcosa di nato o no. Vabbè, lui ha fatto.
Poi? L'altro fucigliere. 3. A tempo. No, lui ha capito l'antifona. L'altro però potrebbe, per esempio... fare un'altra carica. 7. Avanzare. Avanzare, era muoviti e poi attacca l'esploratore più vicino in gettata. Quindi ti muovi di 1 perché poi ti... Però blocchi. Non è a tiro, non ho niente visibile. No, e purtroppo non è caricare, quindi non si muove di nuovo. No. Peccato! Non è servita molto purtroppo. Però questo può, ha capito la differenza tra avanzare e caricare. Avanzare può attaccare a distanza anche. Ok, e a caricare deve per forza andare a caricare, giustamente. Tocca a me. Tocca a te, quindi le lanciamo e scompare. Cioè, si sono. Mi sono convinto che gli altri tre sono di furbi, nel senso di. No, non girava così. Sì, no? Ma non giusto così. Così, una volta. Ah, sì, è vero, allora, quando va girati, sì. Va girati, vabbè. Allora. Tocca a me. Sti guardi, solo che mi ha detto. Allora, peccato, speravo venissero un po' più avanti. Vabbè. Metto anche c'è la trappola, ok, ci divertiremo. Allora, uso il dado da 1 per usare il lanciafiamme Vindictor su questo tizio. Fuori con un dado da 1, ok. È l'ambiazione da 1. Bravo, vai. Vediamo se basta. Morto. Perché non ha difese, sì, è un successo. Vado poi qua, però... quindi attaccherò col 3 che c'è lì. Ok. Quanto ti servono? Uno massimo. Vabbè, tanto ti lascio il 5 e faccio e sparo qua. La lanciafiamme attacca tutti quanti. Allora perché? Non dovresti avere un dado in più se per caso ne... No, ho attaccato, mi sono mosso. Ah, ti sei mosso, sì. Perché però. Volevo andare sì, a tiro. Sì, vado. Critico sul primo. Ma okay. Non attacca tutta la zona? Sì, certo. Ma uno per volta, come si muovono uno per volta? Sì, sì, sì. Effetto un tiro attacco contro ogni altro stile nello stesso esagono. Ah, okay. Perché sennò l'altro critico. Oh, cioè? Il terzo. No. Ah. Vabbè, ma insisto io. Di fare una, uso un'altra filmata? Ne ho altre 2, eventualmente 3 se proprio volessi finire, cioè pur di ammazzarlo. Quanto è sgrava quel personaggio? E quando va contro le onde pare parecchio. Sì, invece se ti si trovasse ad esempio un bel Space Marine gli viene inchiappettato fortissimo. Vai, sfiamma, usa il 4. Uso il 4 per fiammare. No, mancherà. E mi metto qua. Almeno poi posso provare a sparare di reazione, invece penso. Se, no, se arriva qua, sì. Mm. Ok. E ha ammazzato 3 tipi, eh? Quindi sono 6. 6, è vero. Devo fare 6 o meno. No, devi fare... 3 perché non ho più il volo delle ferite per ispirarti tanto. Ce ne hanno 2 a testa. Ah, scusa. No, questo andava bene per te. Sì. Perché deve essere 12, esatto. Va bene, io... Ah, fra l'altro... Rimuoviamo i cadaveri. Ah, dimenticato. Questo mi sono dimenticato, vabbè. Cosa? Scegli quello che puoi potenziare, che di nave e tiri, vabbè. Vabbè. Potevo farmelo in effetti lì. Esper Locarno, vai Esper. Allora, a questo punto, visto che Esper... va un po' a proteggere gli altri. Allora, e andiamo in questa direzione qua. Mi muovo anch'io. Allora, movimento da 2, perché movimento da 1. Hai speso un 6? No, era un 2. Ah, ok. E mi muovo di 2. Quindi, così. No, quello spare, sparisce. Sì, si sparisce, poi lo devo ricreare dopo. La barriera del, deve essere psionica. Sì. Volevo venire fino da te, però ragazzi, è durissima la strada. Beh, adesso puoi fare tutti e 2 i passi. No, perché poi questa è la copertura di nuovo. Beh, uno. Beh, allora questo lo spendo un altro da 3 e faccio 2. Uno. No, quello è la copertura. Perché dovresti spendere no. Questo, o fai uno e poi hai solo un movimento, qua. Ma dovresti spendere 2 esagoni. E questo è il ragionamento. Quindi puoi metterti. In un... No. Dovresti bloccarti qua nel caso. Faccio un altro passo. Sì. Ok. E poi ti metti poi uso la barriera e mi faccio un 5 più e creo la barriera qua. Un gruppo di ostili 1. Quelli. Loro, vai. Ah, mi sono dimenticato di tirare rinforzi per questo. Ma non ha ancora G. No, no avevano agito prima. Ha agito prima tu e poi erano tutti. No, c'era ancora, mancava una fiamma. Ne mancavano 2. Ok, allora... pazienza. Vabbè... prossimo giro. Adesso, sì, nel senso, ci siamo dimenticati di rinforzare quelli, purtroppo. Lì sono ancora tutti. No, ci siamo dimenticati onestamente. Sì, no, nel senso, anche perché tu volevi filmare più gente. Sì. Perché se ne uccidevo 3 con la... No, aspetta che non avevo 6. È andato a svantaggio. Questo? Sì. 8. Avanza, quindi... Avanzare uno, era movimento e basta, sì. 1 e... Clic. No.
Quello non può. Uno. Perché non è vero, questa è una copertura. Sì, non la spoiler. Poi, questo. Mm-hmm. 18. Caricare, quindi muove. Uno. E arriva qua. Sì. Questo. 11. Avanzare, quindi 1. Sì, quello dietro. No, vabbè. Era questo? Sì. Allora, così. Quello. 9. Appunto, avanzare. Quello con lanciafiamme. Sì. 12. 12, avanzare. Quello con la doppia arma. Sì. 16. Caricare, quindi aria qua. Sì. Questo. Sì. 6, avanzare, giusto? Sgattaiolare, questo qui. Sì, era. Quindi si muove. E basta. Quello lì. 20. Ah! Impeto. Muoviti verso il tuo futuro vicino, puoi svolgere un'azione cara. Quindi è movimento. Sì, arriva lì. Okay. Il collo di bottiglia. Poi andrò ad occuparmene. Possiamo scambiarci di posto? Di no. Hanno fatto anche loro. Tocca al 3 e 4. Che non sono nulla. E il 4 non è nulla, tocca al prete. E va al purificator. Tadeo Silva. Allora, purificatore 1. Ah, tornando in rinforzo, c'è anche se abbiamo sterminato il gruppo. Ah, ok, allora non ci... perché giustamente, se no poi basta uccidere il resto del se no poi decidiamo, scopriamo tutto, perché tanto ci vuole il tempo che ci vorrà. Sì, esatto, possiamo continuare a fare dei turni e tirare. Ti mischiare tu? Abbiamo finito tutto? Sì. Allora, prima i dadi neri. Allora, questo, e ce ne sono due, questo c'è 5. Sì, sono 5. Ah, sono 5. Allora, un 5 lo recuperi, quindi tutto a posto. Grazie a lei, giusto. No? Uno ne perdiamo e basta. No, due. Sì. Ah no, due ne perdiamo e non lo recuperiamo. Quindi 5 se ne va. Quindi, a posto. Poi tiriamo noi. Per i nostri, sì, tiriamo qualcuno. Ah, tu li hai passati i tuoi dadi? Allora, sì. Un altro 4 o 3. E io ho 4, 3, 2, 1 stavolta. Il 6 servirà a me, penso. Se è... No, beh. Beh, adesso no. A me magari mi devo trappola. Niente, Taddeo ci fa urinare dalla partita precedente, prosegue nella sua urinevolezza. Adesso carta iniziativa. Vai, vuoi mischiare tu o posso fare io? Fai mescola. Il leader. E dai, così è carino. Sì, è un bel gioco, magari facciamo sto turno qui e poi. Guarda che è saltato fuori. Grande, dai. Dopo 4. Niente. L'esp. Ok. Lucarno, io continuerò a leggerlo con carne, che era il tizio di Billy e Mandy. No, sì. Ora, Dio se lo e sta sì, bene. Io allora, ho creato un mito con Daya che è uno sfortunato con Taddeus. Ma per me possiamo anche andare bene così, secondo me. Sì, io ovviamente. Non so, vuoi provare a scambiarti tu con Taddeus, visto che tanto l'inutilità è per... Così magari vengono un po' avanti intanto i nemici. Io vado a sparare un po', c'ho la mitragliata turbo diesel. Per non le senso. Perché Taddeus potrebbe curare, sai, questo è il... Sì, ma tu cosa combini? Che senso ha che vai per primo tu? Sei là in mezzo le... Posso mettere una trappola? Le lande deserte? Posso... Sei un 6? Sì, ho un 6 qui. Mi giro con Taddeus se ti va bene. Agisco per l'ultimo, magari avanza qualcuno gli sparo. Tivo Taddeus. Potresti anche andare qua volendo, infatti. Che di gittata 4 più con... però vuoi stare in gittata 2-3. Quindi... qua. Vado qua, faccio 1-2-3. Sì. Quindi vado qui con movimento. Spegno il 2. E spegno il 2. Poi vado di mitraglietta violenta, che è una... Che però mi servirebbe un 5, posso usarlo? Sì, con 5 sparo due volte. Va bene, poi basta che mi lasci il 6. Allora, in caso di necessità. Questo 5. Sì. E vado di servo mitragliette e sparo due volte. Mm. Con due dadi da 8. Allora, vi ha tirato l'evento di prima, della fine del turno prima. Tiro un attimo. Sì. 20. Il leader sceglie un esploratore. Adesso pesco una carta scoperta. Dai. Vado. Oh. No, io pesco, nel senso che devi scegliere un esploratore. Il lì potrei, cioè ho tirato io il 20, ne. Ok, no, vabbè. Però dai, vai, capisci dai, il fatto che questo è un indizio, vedi? Sono fortissimo. Un indizio è tanta roba. Non ci so cosa ne abbiamo due però. Se tu lo pescavi, per esempio, era un artefatto. Allora, cioè, anche Schrödinger, il mazzo di Schrödinger. Un danno. Ok. Ci difende quei gatti. No. Però è in copertura. Quindi no, non gli hai fatto niente. Secondo colpo. Potevi, aspetta, scusami.
potevi spendere un dado per mirare il e togliere la copertura. E ormai facciamo che l'hai dichiarato. Sì, l'ha dichiarato. L'hai dichiarato. Anche perché è peccato, perché loro non sono spendere. Sì, sì. Quindi mirare cosa metti fare? Che ignora la cover. Ignora la cover. E quindi secondo colpo spendo un altro colpo. No, aspetta, fa vedere. È sempre la stessa azione. Sì. Allora no, è sempre dentro. Hai speso un 5 per farlo. Critico. Critico. Non serviva neanche quello che abbiamo. A posto, quindi l'ho buttato in muro. No, in realtà è servito perché, cioè, se non l'avessi fatto, gli avevo fatto una sola ferita. Perché il critico diventa un normale. Ah, no. Lui ha fatto altro da fare? Sì, sì. Spendo l'altro 2 e mi muovo qua. Puoi muoverti di 2 addirittura, perché non è più il... Vedi? Occhio che però i nemici e rinforzo, visto che non ce ne sono più vivi, entreranno dal portale, mi pare. Anche lì c'è un portale. Da più vicino agli esploratori. Vabbè. Nel caso, dimmi tu cosa vuoi... Volevo andare lì. Muoviti ancora, tanto... Vabbè, alla peggio posso arrivare io, in effetti. Sì. Uno. Uno e basta, perché sei vicino alla copertura. Sei vicino a 1000 coperture, non possono arrivare in chissà cosa. Poi, gruppo stili 4, niente. Ok, Esper. Allora, Esper rimuove il suo segnalino qua, e anche lui comincia a muoversi. Può fare due movimenti e mettere e rendere invisibile. Faccio un movimento da 1, questo qua è un movimento da 2, quindi posso scegliere. Ah, perché sì. Poi un altro movimento e vado qua. Sì. E col movimento da 6 creo la barriera. Sì, da 6, vale, sì. E questo qua diventa un 1 e va scartato. Sì, cioè da 1 no, 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 diventa 0. Ah, era un 1 già. Allora, gruppo di nemici 1. No, gruppo di nemici 1, oddio, dai, inizia. Allora, questi non devono fare rinforzi, no? No, perché sono pieni. Quello con le spine. Vediamo il primo che viene. 17. 17, caricare. Quindi, cosa punte, succede? Clic, clac, trappola. Io attivate di Heal Trap Card. Allora, se un esploratore non stile entra in un esagono con segno trappola, l'attivazione termina. Subisce una ferita grave, quindi morto. Perché è una ferita grave, sono 3 danni. Eh sì, se non si para. Ed è stordito, quindi è proprio. È esploso. Ah, io devo fare il mio tiro perché ho ucciso uno. Ah sì. Ah, è vero, il tiro ispirazione di Taddeus. Poi, ok, l'altro. Ho detonato uno, bene. L'altro, questo non ti conta per l'ispirazione, però. Ne immaginavo. Quello. 16. Caricare, quindi si muove e si blocca con uno, e il più vicino a me si rimuove e si blocca. Ora posso sparargli, bene. Quello. 16. Ok. Quello col fucile. 7. Avanza. Quindi qua. No, no, perché non può entrare nel secondo. Quello con la granata. 10, avanzare. Tap. Quello con la doppia arma. 17, caricare, giusto? Sto a caricare, quindi muove e muove. Sì. Quello con lanciafiamme. 15. Caricare, quindi 1, 2 e basta, perché si bloccherebbe. No, e poi il secondo movimento. No, no, questo è perché sono sì. In l'altro, mezzava. 10. Avanzare, quindi. Tutto qua. Gruppo di nemici 3, niente. Sì. Gruppo di nemici 2, vediamo i rinforzi. Vediamo i rinforzi, ci scusiamo se ci siamo dimenticati. Ma... Allora, tiro il dado e confrontala. E confronto su ciò la tabellina con la dimensione del più piccolo ostile ucciso del gruppo. Che quindi la dimensione è piccola, quindi tiro. 4. 4 più nulla. Perfetto. Non entrano per ora. Volevo vedere almeno l'esplorazione, vabbè, ho pazienza. Visto che questo è un tutorial, visto che comunque abbiamo deciso di diciamo interrompere. Supponiamo che sia riuscito ad arrivare. Supponiamo, qua. Facciamo vedere cosa succede nella fase di esplorazione in quanto la finiamo con questo turno, giusto perché appunto un tutorial non è una partita semplice. Semplicemente spendo il dado, tu sai quel 6 lì per esempio. Sì, spendi il dado al 4 o più deve essere. Pesco, tolgo questo e pesco. Ah, ok. Fatto. Un Archeotech. Basta. Tutto qua. E poi scompare il segnalino, però sì. Rimangono gli ostili che si generano perché c'è il portale. Sì, sì, okay. Chiaramente. Ma. No, beh, in generale rimangono ovunque, cioè entrerebbero dal portale più vicino, cioè sarebbero sì, da sì, sì, sì. Dove poi il gruppo 2 entra da qui, quindi io faccio tipo blocking. Sì, poi aspetti con lanciafiamme. Mentre invece, giusto per sempre per dire, se tu arrivassi qua sopra puoi andare giù. Allora, chiamare sarebbe l'equivalente del chiamare un trasporto,
può essere usato per mettere fine al combattimento. Ok. Ah sì, perché per mettere fine al combattimento, quindi quello di ritirarci, dobbiamo essere tutti in una camera di levitazione magnetica. Cioè noi non, per scappare, come abbiamo fatto l'altra volta, scappare con la coda fra le gambe, ma dobbiamo salire... No, no. Ce n'è più di una. Mappa. Quindi noi potevamo entrare direttamente, tornare indietro subito? Per andarcene, per tornare, per andare via, dobbiamo tutti raggiungere un ascensore e filarcela. Ok. E la domanda è, anche l'ascensore da cui siamo arrivati? No. Uno qualunque. Ok, quindi se non ci piaceva la cosa potevamo sgattaiolare e tornare su cosa? Sì. Ok. E per pescare invece un'altra carta esplorazione? In pratica, dopo che è terminato... Allora, qui in pratica, dopo che è terminato, quando abbiamo praticamente entriamo tutti nell'ascensore, premiamo il tasto piano successivo, chiudi le porte, e poi dopo, intanto che aspettiamo, in pieno stile, aspettiamo un paio d'ore in pieno stile Mass Effect con musica stupida e un compagno Krogan che si tira dei nomi col compagno Turian sull'ascensore, va bene, sì. Con gli X, il Turian ce l'abbiamo. Giustamente. E peschiamo la carta successiva dell'esplorazione, che quindi sarà un combattimento, una sfida, quello che è, montiamo un'altra stanza se necessario. Ok, no, io immagino una scena proprio tipo siamo qua sull'ascensore. Scusi, mi può tenere che devo scendere? dai che non voglio fare le scale. No, aspetta, clink. Ah grazie del lanciafiamme. A okay. Catena. Dai, ma giusto perché la interromperei qua, ma tocca a Dayak e quindi faccio tu una Dayak. Beh sì. Allora, e Dayak può sparare, però non riceve, facciamo di sparare, c'è il Gatman che non è neanche in copertura, quel maledetto. Essendo che a distanza 2 uso il fucile di Krut spendendo un 1 più... Quello più? E mi serve un dado a 12 a questa distanza. Esattamente, fate che critterà. Sì. Uno lo esplodi. Puff. Adesso puoi muoverti. Puoi muoverti qua. Sì, e sparargli di nuovo. Però non sono in copertura. Allora scusami, tu dove vieni qua? No, io qui dietro. No, sono in copertura per forza, c'è qui la. Allora potresti muoverti ancora attaccando il corpo. No, bene, il corpo a corpo. Beh, è più facile. Perché sono più forte da sparare. Togli il dado per il movimento che hai fatto. L'ha fatto. Sparo un altro colpo e. Se uno ha usato il dado nero, sì. Ti una ferita? Una ferita, sì, ma. Guarda, giusto, dacci la soddisfazione adesso. Lo spendo il 4 e gli sparo di nuovo. Siamo in buona! E questo niente, anche perché se ma tira, bello, perché. Ma cosa me ne faccio? Tanto. No, lo spendo e mi muovo. Sì. 1, 2, 3. E cerco di raggiungere voi. Questo sarebbe stata la mossa che avrei fatto se... Però, sti cazzi! Allora... Grande Dayak. Ma no, stavolta Woman of the Match. Sì, Woman of the Match. Però io, ecco... Adesso, immagino... tu sei d'accordo nel finire qua? Cioè sì! Per... Allora, aspetta, salutiamo? No, calma, spieghiamo perché finiamo qua. Non è una campagna, faremo una campagna di suo gioco perché a noi sta piacendo. È una figata pazzesca. Andrea? Bello. Anche perché è suo, se non piace a lui mi sembrerebbe strano. Lo vendo. Va bene. Mio. Mio mi lasci la Yakka? No. Dai. Allora, con questo potrei farci una bella badessa. Sì, però. Purtroppo è per cioè, se uno riuscisse a sbezzare ogni modellino, potrebbe prenderlo anche solo per i modellini, perché sono veramente fantastici. Spero li facciano uscire all'esterno, anche solo tipo 20 euro da Yakka, me lo prendo. No. Sì, dubito lo faranno mai, ma... Cioè, io quasi, perché in effetti sono due modelli che potrei giocare nella sorellanza. Ma sono anche 130 dindini, oltre che due modelli, Sì. Però è un bel gioco, alla fine. Allora, tornando a noi... Abbiamo fatto vedere tutte le basi di tutto ciò che c'è da fare. Se abbiamo mancato qualcosa, è sicuramente una mossa più avanzata, diciamo, quindi potrebbe saltare fuori in un'eventuale campagna che speriamo di fare. Scriveteci nei commenti se per caso. Ah, giusto, è un regolamento generico. Ok, allora mi dice Andrea che non abbiamo spiegato gli indizi. Allora, abbiamo subito che cavolo servono queste cose qua? Ok, ragazzi, giusto per riassumere poi quello che è il fulcro del gioco, che riguarda appunto il raggiungimento della cripta centrale.
si fa accumulando appunto questi indizi, queste carte indizi. Ecco, ogni 4 carte indizi selezionate appunto tra i giocatori si può attaccare una delle 4 roccaforti. Le roccaforti hanno una mappa predeterminata, quindi come se fosse proprio un dungeon crawler normale. E anche delle regole predeterminate. Sì, probabilmente okay. Sì, è come una campagna. Uh-huh. E ogni quindi 4 indizi attacchi una roccaforte, dopo un totale quindi di 16 indizi hai attaccato tutte e 4 le roccaforti, collezionato i 4 codici praticamente per avere accesso allo schermo finale, che è la camera finale. Ovviamente non basta aprire la roccaforte, bisogna vincere la mappa che vi si viene presentati. Sì, cioè apri la roccaforte, vinci e hai rotto la roccaforte, e lo rompi tutte e 4, fai la missione finale, vinci la missione finale, apri la famosissima la busta sigillata, ci sono le regole della missione finale. Sì, no, dico dopo la missione finale. No, è quella la missione finale, nella busta sigillata. Ah, ok, va bene. Non siamo ancora arrivati lì, quindi magari se volete vi piacerà, vedremo di farvi magari un video super spoileroso. No, beh, ma in realtà passiamo la campagna. Ma se facciamo una serie di video durante la campagna, basta vincere, no? Fagli vedere questo che prima o poi dovremo affrontare. Esatto, questo è il capitano degli Space Marine del Caos. Che campione? Lord Coso? Freak e Frack. Va bene. Lord Freak e Frack. E due cose, scrivete nei commenti se vi è piaciuto il tutorial. E se volete una campagna di questo gioco, noi saremo felici di... Dica. E soprattutto se per caso c'è un aspetto del gioco che non abbiamo toccato e volete vedere, noi faremo casualmente alla prossima sessione, pescheremo casualmente le carte che per puro caso ci mettono in quella situazione. Esatto, faremo una parte 3 se necessario. Se volete un aspetto del gioco, spieghiamo gli aspetti del gioco. Magari dopo un po' che abbiamo accumulato delle domande, spieghiamo tutto. Le FAQ, esatto. Scrivete se volete una campagna, scrivete se vi è piaciuto questo tutorial, condividete il più possibile questo tutorial in giro per le pagine Facebook che potete. Continuate a mandare liste. Esatto. soprattutto vi prego qualcuno che... Fan art, no, ma io voglio, e questo Pietro mi troverà d'accordo, voglio un tagliacca fatto come Kamina. Sì! Così, col mantello, le braccia crociate... Lo accetto anche come Garrus. Come? Garrus. Dove mi sta venendo... Mass Effect. No, io non ho giocato a Mass Effect, stavo capendo le reference, ma non ci ho mai giocato, troppo. Ragazzi, scusate, un'ultima cosa prima di chiudere. Facciamo un breve sondaggio per quei 4 gatti che ci guarderanno. Mm-hmm. Se siete interessati a un video tutorial anche di questo gioco qua... Sì, il gioco di carte di Warhammer di Age of Sigmar. Sinceramente ci abbiamo pensato, però non essendo miniatura abbiamo i dubbi se possa piacervi, però è Age of Sigmar, quindi possiamo magari un video lo possiamo fare per da Yuri, Andrea e Pietro, è tutto, alla prossima, ciao.